Siamo qui a Cesena con Adriano Baratti, bomber del Trapani del campionato 71-72 che portò la squadra granata dalla D alla C. Anche a Cesena Adriano è venuto a tifare Trapani. Questo amore, caro Adriano, continua. Cosa pensi del Trapani, come lo vivi? Io l'ho trovato una grande squadra. Non pensavo, ma vista dal vero, ho visto una partita bellissima. È stato un peccato non aver vinto, ma però ce l'hanno impedito. Si meritava di vincere. Torniamo al 71-72, alla tua stagione a Trapani. I tifosi trapanesi di qualche anno fa ti ricordano soprattutto per i due gol di derby con il Marsala. Cosa ci racconti di allora? Allora è stata una soddisfazione segnare sia all'andata che al ritorno, con due vittorie e poi con un diretto avversario per la promozione. È stato doppiamente soddisfacente. Cosa ti ricordi di quella Trapani di allora? Da allora adesso è cambiata parecchio la città di Trapani. Io ho sempre un buon ricordo perché tutti gli anni io vengo in vacanza a Trapani con mia figlia, perché abbiamo gli amici lì e quindi mi trovo benissimo a Trapani. E poi d'estate quando vengo lì ci troviamo sempre con Cintura, Filippo Calamusa, Nicoletti, Celano, e passiamo qualche oretta assieme, qualche pranzo e qualche bevuta assieme. E a Trapani anche oggi hai ricostituito la coppia con Sorrentino, non più il caro Roberto che ci ha lasciato anzitempo, ma con Francesco. Sì, con Francesco siamo sempre in contatto con la famiglia, è solo un bel ricordo della famiglia Sorrentino. Tornando a quella famosa partita Trapani-Massimiliano del 72 che sancì la promozione del Granata in Serie C, ci ricordiamo anche che tu non potesti festeggiare con i compagni di squadra perché eri all'ospedale. Cosa successe? Sì. Niente, il portiere in uscita mi ha colpito nella rotula e la rotula, andando fuori sede, mi ha tagliato i tendini e ho subito 3 interventi nel tempo di un anno, nel periodo di un anno. Prima di arrivare a Trapani e dopo dove hai giocato? Prima di arrivare a Trapani ero a Caltanissetta, quindi la scelta del Trapani è stata lì perché mi hanno visto giocare con il Caltanissetta e hanno scelto me come centravanti, ma io sono stato felice di andare a Trapani. Dopo l'infortunio sono stato fermo per parecchio tempo e ho ricominciato Latina, ma non ero ancora pronto per giocare. Poi la società è fallita, la Lega mi ha svincolato da autorità e poi ho giocato nei dilettanti attorno a casa mia. Tu dove abiti? Abito su Zara, in provincia di Mantova, da sempre. E segui comunque anche da su Zara la squadra granata? Certamente, perché tutti gli anni vengo giù. Tutti gli anni trovo della gente che mi riconosce e mi fa molto piacere e quindi ci torno senz'altro anche quest'anno. Senti, in questo Trapani tu ti ci vedresti? Il gioco è diverso rispetto a una volta, è chiaro, però quale giocatore, magari quale attaccante ti somiglia di più? Ma nel Trapani no, perché Mancuso è molto mobile. Io ero più un centravanti di riferimento, fermo, ecco. Svariavo a destra, a sinistra, ma non tornavo indietro come fa lui, che si occupa anche nella parte della difesa. È un giocatore completo, ecco. Secondo te questo Trapani si salverà soltanto? No, secondo me ha buone prospettive per arrivare ai playoff come minimo, perché la squadra gioca bene e non soffre l'avversario. Quindi i tifosi granata possono essere ottimisti? Certamente sì. Poi sicuramente i tifosi la vedono più spesso di me la squadra, quindi l'idea se la sono fatta anche loro.
Seguirà il Trapani anche nelle prossime trasferte, Carpi non è lontano dalla tua Suzzara. Lo so, però in quel mese lì avevo che anche il mio, cioè il mio compleanno, il 20, e mi sono sempre dato una vacanza all'estero per questa, per questo mese. Ma se non succede, sicuramente sarò a Carpi e anche a Novara quando sarà. In ogni caso sarai sempre con il cuore granata. Ah, certamente, questo sì. Grazie mille Adriano e forza Trapani. Niente, si figura, forza Trapani.